Ci siamo, funziona così? Come funziona sì, così? Sì, dobbiamo guardare perfetto. Così, il piatto è questo, ok? Beh, che dire, abbiamo fatto una roba, un polpettone pazzesco, ma devo dire che è venuto così buono perché è venuto a trovarmi lui! No, no, non è vero, troppo buono, però direi che adesso possiamo pure mangiarselo, eh? Così. Si fa così. Oggi è venuto a trovarmi uno dei più grandi youtuber italiani, veramente una persona straordinaria, fantastica. Eccolo qua, vieni, ciao, buongiorno e ben ciao, arrivato. Ciao, che bello, che bello. Possiamo dire che veniamo da una ricetta che abbiamo già fatto insieme e non era partita così. Quindi esatto. Adesso qui, quindi qua è dove tutto quanto è bello e pulito e carino. Esattamente. Ok, sono fissa. Vabbè, ma è ci siamo... un onore per me. Però è ci siamo un onore. Molto divertiti. Ma mi divertirò allora, ancora Guglielmo, più adesso. Detto guru, attenzione, detto guru. Detto però, guru. Invenzione comunque dello chef. Sì, sì, sono io che ho detto, ti ho soprannominato guru e sarei guru. Sennò sembra uno psicopatico, cioè nel senso che vengo qua, come ti chiami guru, cioè anche meno. No, allora, vabbè. Chef, cosa facciamo oggi? Allora, siccome andiamo avanti con il pranzo della domenica, abbiamo fatto le lasagne con te e devo dire che c'è una mano davvero potente, veramente molto, molto, molto bravo. Secondo me... tu non ce la dai, non ce la racconti giusta, attenzione. Addirittura. Però va bene così, ma questo lo vedremo più avanti. Allora, prepariamo insieme un polpettone. Vai. Il polpettone ha una storia pazzesca, era diciamo uno dei piatti più importanti che si cucinava la domenica nelle campagne, io parlo delle campagne mie, cioè in Emilia, ma penso che anche dalle tue medicina. Parti, esattamente, non lo sapevo mica, l'ho detto prima, l'ho scoperto però. Vabbè, bene, e quindi volevo dirti questa, è un piatto veramente straordinario che attenzione ha un suo perché, non è butto tutto dentro, arrotolo e festa finita, ci sono degli ingredienti, è uno di quei piatti, una di quelle ricette che può essere, come posso dire, ha una versatilità tale che è molto divertente perché puoi farla mettendoci dentro quello delle patate, pare, certo. Il tartufo. Però come si dice Bruno, è un inizio bellissimo, però è la parte proprio che salto perché voglio no? No, era finita qua. Era finita? Perfetto, allora, quindi Bruno. Questo voleva dire che cosa? Che ho fatto l'introduzione, adesso vai fuori dai maroni, hai detto che cucino. Vai, allora, ci siamo. Facciamola insieme, però. Una bolla. Divertiamoci, una bolla. Sento bisogno di una bolla. Che facciamo? La facciamo a quattro mani? Sì, come il pianoforte, vai. Ok, a quattro mani. Per prima cosa mettiamo della carne trita, ok? E possiamo metterla anche tutta, così. Manzo. Sì, del manzo. E come vedi... io qui faccio proprio il vassallo. No, come vedi è una carne molto magra. Abbiamo scelto proprio apposta di non mettere una carne con molto grasso intorno, perché poi ci vanno tutta una serie di elementi, compresa della salsiccia. Che insomma comunque, ce lo va a rendere importante. Allora dai, mettici dentro la salsiccia. Ok. È già spogliata e spellata tutto. L'abbiamo spellata, però rompila, non si mette dentro così, si rompe a pezzetti. Ok, perfetto. Ma mi si incolla tutto. Vabbè, dai, va bene. Ho preso del pane. Bagnato. Mettiti da questa parte perché mi sembra di lavorare alla rovescio. Allora, prendiamo un coltello. Bravissimo, mettercela tutta quella lì. Sì. Questo com'è? Quindi bagnato? Questo è bagnato nel latte. Ah, nel latte? Bagnato nel latte e poi viene strizzato e viene automaticamente così, una specie di poltiglia. Questo serve per dare quella parte soffice, no, del polpettone. Chiarissimo. Butta dentro, vai, così, questo lo togliamo. Che faccio? Inizio a schiacciare? No, aspetta, prima mettiamo degli ingredienti. Ok, mettiamo del parmigiano. Ok. Ma poi questa mi è anche una ricetta molto veloce, voglio dire. Sì, sì. Poi sai, questo viene fatto in mille modi. Per esempio, giusto? Sì, un pochino, ne mettiamo un po' per tenere unito il tutto. Si può fare bollito nel brodo, per esempio se tu fai il brodo metti dentro il polpettone che si insaporisce tutto e lo fai andare lentamente, molto lentamente. Oppure lo puoi cuocere, noi lo cuociamo in forno, lo puoi fare in forno, lo puoi fare avvolto, magari, so, prendi una bella bistecca di vitello, la fai proprio a paillard, ci metti no, del... Paillard vuol dire battuta. Okay. Quelle sottili. Col martellone. Perfetto. Metti il prosciutto, metti del guanciale, metti quello che ti pare, metti il polpettone. E lo fai, diciamo, ad avvolgere. Interessante. E poi da lì lo fai in mille modi. Questo si chiama polpettone in camicia.
perché tu metti una camicia intorno al polpettone, ma noi lo facciamo semplice. Semplice, okay, in forma. Perché vai, ci piace la semplicità. Mettiamo un pochino di timo, così, poco, questo è limonato, poi vediamo un po' di rosmarino, perché a me dentro un po' di erbette così, a me piace, questa roba un po', le mettiamo proprio così. Poi sale, mettiamo questo, fior di sale. Fior di sale, che bel rumore. Che, vedi, lo rompi così. Poi io direi di mettere anche un po' di pepe nero. Io sono quello che osserva la bolla, ovviamente. No, no, tu dopo mescoli. Il sì, tutto, pepe. Ci piace un po' di pepe. Poi io direi di mettere anche un po' di noce moscata, perché nel polpettone, come in tutte le cose, serve, come i tortellini, come, capito, gli ha quel profumo. Io poi sono malato di noce moscata, quindi per me... Te la fumavi anche. No, no, non mi sono mai drogato. E anzi, ragazzi, posso dirvi una cosa? Non drogatevi, datevi alla cucina, che è meglio. E sono d'accordo. Perché tanto, cioè, le droghe vi rilassano, la cucina vi innervosisce, è meglio vivere una vita grintosa. Tanto la tagliate, perché siamo sul canale di Bruno Barbieri, quindi dobbiamo essere politically correct. Non mi può nemmeno picchiare come ha fatto prima. Improvvisamente siamo amici, capito? Facciamo anche un po' di pecorino. Pecorino, ok, buono. Vedi, riprenderemo da qui prima, dopo il montaggio. E un uovo. Okay, un uovo. Facciamo un'apertura esatto alla... No, no, cos'è? Ah, l'aspettavo con una mano. No. Vai. Questo serve per scacciare gli spiriti dopo? Cioè, com'è che funziona? Lo accendi e dopo... Esatto. Senti, però, raccontami... Stiamo raccontando... Sì. Raccontami un po' della tua vita, no? Raccontami un po'... Raccontiamo un po' a chi non ti conosce, chi sei, che cosa fai, qual è il tuo mestiere. Allora, io... Sì, di base... Intanto mescola. Io vado. Allora... Di base il mio mestiere è quello di lavorare all'interno del web. Sono anche una persona che ama molto scrivere, ma al momento una delle mie, diciamo, dei miei passatempi preferiti da un paio d'anni a questa parte è quello di cucinare sul web. Cucinare sul web in che senso? Anche a me sarebbe piaciuto allenare la nazionale di calcio. No, esatto, no, no, Bruno, hai capito esattamente come funziona. Noi abbiamo tanti esempi di persone che cucinano, insomma, bene, che siano chef, che siano comunque cuochi, quello che te pare. Ma uno che cucina male, noi non ce l'abbiamo. Cioè, se ci riesco io, ci riesce chiunque. Questo è il mio claim. Sì? Sì. Riescono bene. E quindi, diciamo che cerco di rendere... Pensiero. Sì. Quindi cerco di trasformare la cucina in qualcosa che sia più intrattenimento che un vero e proprio tutorial su come fare le cose. Come si disimpara? Te lo dico a testa alta. Sì, sì, vai tranquillo, intanto faccio delle cose. Ma comunque fa un odore pazzesco questo coso. Intanto è un polpettone, non è un coso, però vabbè, detta così. Però, cioè, diciamoci le cose per bene. Questo polpettone è delizioso, però posso... Ok. Ok, vai. Quindi, prima di diventare un youtuber, si dice così? Sì, youtuber, sì, anche okay, se... Prima di diventare un youtuber, che facevi nella vita? Studiavo, ma ero una di quelle persone che ha fatto, secondo me ha avuto un grande problema, cioè quello di non riuscire a trovare una strada, che secondo me è una cosa molto contemporanea, l'assenza di educazioni. Per cui io sono passato da medicina alla scuola per interpreti. Cioè, quindi sei passato dal mio paese? Esatto. Ah, passando okay, di là ho detto, ma io non ci vivrei, sinceramente me ne sono tornato, capito, a Roma. Sono d'accordo. a un certo punto il web è arrivato in realtà come possibilità di poter scrivere, girare, riprendere, editare, insomma era un mondo legato alla narrazione che secondo me dava molta libertà. Purtroppo viviamo in una società dove prima era o qualcuno scommetteva in te o tu non avresti fatto nulla. Adesso invece il web ti ha dato la possibilità di scommetterci tu da solo su te stesso. E a me è andata bene, per fortuna. Quindi ti stai divertendo, fai delle cose di... No, sono 13 anni, mi sono già rotto il c***o. Ok. Allora, qui ho unito tutto quanto. Ok, bene, bravo. Adesso vedi, io faccio una cosa. Non ho le mani secche, quindi... No, può anche esserci un momento di... Una nuova di un momento, capito, di no, beauty routine. Mi sono unto le mani, sai perché? Perché adesso vado a lavorare la carne, quindi con le mani unte la carne non si attacca nelle mani. Però potevo saperlo, certo. No, perché adesso andiamo a confezionare il polpettone. Ah, ok. Quindi è necessario lavorare nel super pulito. Io posso andare al volo? No, adesso no, devi aspettare un attimo. Ah, rimango così tipo in adorazione, esatto. Va bene. No, bagnami. Ok. Così. No, per terra.
E per terra, scusami, lì. Bravo. Ok. Vai. Ok. Facciamo il polpettone. Ah, ma che carino. Gli diamo una bella forma così, vedi? Vedi che ho le mani pulite. Ho capito, però. Ok. No, è importante questo, hai capito? Lavorare nel pulito. Vedi come sono. Ma eh? Guarda te che carino. Allora, lo mettiamo qua. Ok, metto qui. Così. Metto un po' di olio. Ah, questa non la sapevo. Così. Poi andiamo a fare questa cosa. Lo chiudiamo così come se fosse proprio una caramella vera e propria. Ok. Ok. Quindi facciamo una cosa, prendiamo lo spago, facciamo così. Ma questa cosa a cosa serve? Perché dobbiamo andare in cottura. E lo cuciniamo a caramellona? Sì, aspetta, ti faccio vedere. Adesso lo chiudiamo così. Ok. Questo serve, questo mini bloccaggio serve perché quando andiamo in cottura lui un po' si gonfia. Così ti tiene la forma, perfetto. Che ci piace la forma così. Eh certo, fai le ronde, ma anche la larghezza nel mio caso. Però andiamo avanti e serietà. Serietà in cucina, per favore. Andiamo avanti e... Ok. Raccontami ancora qualcosa di te, dai. Allora, che cosa posso raccontare? In che ambito? Mettiamola così. Non so, della tua vita, fortuna, che cacchio fai, lavoro. Cosa fai, sei fidanzato, dove vai? Fidanzato, non fidanzato, ormai ho deciso che non devo più raccontare i c***i miei, perché... Ma stai raccontando a me, sono un amico, no? Sì, ma ci stanno altre 40 persone qua, nel senso, quindi tutto bello, però no... Potete uscire? Un secondo, ti spiego, Guarda che meraviglia, già capito che non mi vuoi raccontare niente, no, ti racconto, così. Ti racconto tutto! Voilà! No, questo non l'ho capita, però. Perché questo? Cosa? Cioè, perché stiamo mettendo l'olio se non... mica me la magno poi io questo... Andiamo nel forno. Ok, va bene. Questa qui... Lo mettiamo così. Bello. Ok, direi di mettere anche... Abbiamo un po' di odori, qualcosa... Abbiamo dell'alloro. Secondo me ci sta un po' di alloro. Che l'alloro dici? È perfetto. Vai. L'alloro è perfetto. No, dicevo, io sono stato fidanzato in passato con... un ragazzo e ho troppo, secondo me, sponsorizzato questa roba in generale, per cui alla fine la palla dello sponsorizzare troppo le proprie relazioni è che tu quando ti lasci ti senti pure in colpa, perché non è che devi raccontare solo il bello, devi pure raccontare il brutto. No, certo. Cioè ormai c'è questa roba nuova, per cui cavoli miei, ma non perché non voglio raccontare il bello, perché non voglio raccontare il brutto. Allora, questa cosa a che ci serve, Bruno? Il piatto andrebbe guarnito con un qualcosa. Ah, ok, io questa la so fare. Che sai fare? Questa qui la so fare, perché è non zigrinata, per favore. Vedi? A me piace fare, per esempio, motocross. Motocross? È motocross. Ma davvero? Sì. Ah, bravo. Mi piace. Ma anche... Certo. Ma te sei matto? Perché? Ma è pericolosissimo. Ma no, dai. Un altro hobby che amo da morire è viaggiare, che per me è un hobby. Io ho fatto la Lapponia ultimamente. Beato te. Sì, vai. È un hobby che ho sempre amato fin da bambino. Ho iniziato a girare per il mondo che avevo 5 anni, quindi puoi immaginarti. Vabbè. Puoi immaginarti. Vabbè, allora ho capito. E Bruno faceva c***o. È proprio dall'inizio questo coso me l'hanno dato che già puzzava di c***a, quindi no, dicevi viaggiare è bello. Sì, viaggiare è uno dei miei hobby preferiti. Un posto più bello dove sei stato per te fino ad oggi? Il posto più bello dove sono stato in Amazzonia brasiliana. Che devo farci? Fai delle tipo pom parisienne con questo. No, però aspetta, posso avere un tutorial solo? E così. Poi ci provo anch'io. Ok, ok, ci proviamo, vai. Delle palline, right? E tu invece il tuo viaggio? Allora, il mio viaggio preferito sarò un po' banale. Mm-hmm. Anzi, non è che sarò banale, però è stato legato a un famoso show televisivo. Dai. L'isola. Io ho fatto Pechino Express. Ah, dai! E piacerebbe un sacco se lo facessimo insieme io e te, ciao. No, figurati, diventiamo migliori amici. E poi per sempre ci odieremo, cioè nel senso solamente lì ci parliamo e poi mai più.
Oh, guarda che, no, dai, sono venuti carini, no? Sì, adesso ti ho lasciato questo coltellino. Che devo fare? Questi. Ah, aspetta, ti stavo spiando mentre li facevi. Stavi facendo così. Bravo. Così, vero? Lo stai facendo? Sì, togliergli un po' di bianco. E com'è? Cioè, dov'è? Abbassi un po'. Ma tipo così? Sì, un pochino. Pensa quando ne devi fare, non so, 20 kg. Pensa che il motivo per cui io non cucinerò mai. Viaggiare è una delle cose più belle in assoluto, così come in realtà io se potessi... Ecco, vedi, questa è una cosa che ti vorrei chiedere. Se tu potessi scegliere un superpotere, quale sarebbe? Io purtroppo ne avevo uno... Allora, io ti dirò il mio secondo superpotere preferito, perché il primo, cioè, è noioso. Però... Qual è? Il mio secondo potere preferito è il teletrasporto. Cioè io vorrei poter andare dove mi pare adesso. Andiamo a cenare sushi, dove vuoi? Tokyo? Ti tocco e siamo già lì. È pazzesco. Ti fai, non sarebbe male. Ti fai una casa assurda in un posto dove costa poco, ma hai la meraviglia e tu vai a dormire lì, chiudi le tende, non importa il fuso orario. Tu vai lì, tu chiudi le tende, dormi, ti svegli, torni qua al lavoro, stacchiamoci, andiamo a fare... Dov'è che eravamo? Il porto? Ta, siamo lì. Non è bellissimo. Questo. Questo è il mio secondo preferito. Qual è il tuo? Beh, sai, io ne avrei tanti. Vorrei avere il potere di decidere quando è il mio momento. Di? Esatto. Ma guarda che un balcone ce l'hai, nel senso... Hai capito? Vorrei decidere quella cosa lì. Cioè, ma anche che puoi essere immortale? Esattamente. Ah, vabbè, ci sta, no, no. Cioè, allora, ti dico, il mio primo potere in realtà è il potere di guarire. Però sembro troppo buono. Secondo me quello è il potere più figo. Cioè, tipo, uno sta male, pam, lo tocchi, lo guarisci. Però così vi rompiamo anche, cioè, forse ve la fanno prendere a male da casa. Quindi torniamo a fare, capito, i piriti con le ascelle. Vai. Vai. No, vabbè, cioè, va bene, no? Facciamoli sauté, eh? Che ne dici? Sauté. Quindi abbiamo preso... Io stavo per dirlo sauté, però poi non volevo fare... Lo so che stavi per dirlo, lo so che sei... Sauté che cos'è? Spadellati. Così. Yeah, così. Yeah. Andiamo. Yeah. Mi dai un po' di odori? Sì, ecco, tutti quelli che vuoi. Un po' di rosmarino. Ok. Te lo così le verdure, sempre con... No, senza tagliare, così perfetto. Ok, vai, salta. Ok, magicamente abbiamo il polpettone pronto. E che andiamo all'impiattamento, siamo quasi pronti. Ma guarda che belle che sono! Belle, croccantine, così, perché le verdure vanno solo croccanti. Ah, sì? Yeah. Adesso tagliamo il polpettone. Così. Mamma mia. E poi questo qui, la goduria per chi ha l'OCD come me, tutte le fette sono uguali. Ho ripreso un mio format, diciamo, al quale tengo tantissimo, si chiama Vita Buttata, a metà tra un podcast, un talk show, e tutto questo viene fatto con un ospite, col quale ci divertiamo ad ascoltare, giochiamo. Ma come mai che non mi hai mai invitato? Ma Bruno, ma io potevo pensare di arrivare a Bruno Barbieri, cioè, da oggi i migliori amici che se non io me te spaccio come tipo fratello della vita. Chiaro? Ah, okay, cioè, se poi ti dicono Guglielmo, tu dici no, pazzesco. Io veramente ti spaccio tipo. No, cioè mi far fare figure in merda che poi ci incontriamo per strada e manco mi guardi. E tu fai ah, chi cazzo eri? Ti spiego una cosa. Per me un amico è una cosa seria, per sempre. Quindi mi stai a dire che non. No, siamo amici. C'è un modo per dirmi. No, siamo amici. Vai, perfetto. Quindi. Io ti invito, anzi invito ufficialmente Bruno Barbieri come ospite di Vita Buttata. Ottimo. Ottimo. Questa qui la montate o mi date la cosa, perché sennò fa una figura di m***a allucinante per quanto mi riguarda. Allora, direi che puoi spegnere qua ci lì. Siamo. Qua sono bellissime. Allora, a questo punto, guarda, vai. Siamo qua arrivati alla fine. Però okay. Direi che possiamo prendere un piatto. Vai. Vediamo quale. Che uno piatto? Di questi. Perché il piatto lo sappiamo tutti quanti che cos'è, è la cornice del nostro piatto. Sono cose che ho sentito in televisione. Che cos'è? La cornice del nostro piatto, del nostro cibo.
Ok, allora ci siamo. Dai, che siamo arrivati alla fine. Ma io voglio mangiarmelo e basta. Allora, pensi che lo facciamo colorato? Io dico perché no. Però questa volta sei tu che, okay, che fai. Ok. Che cos'è? Oh. Che cos'è questo? È una specie di... pesto? Yeah. Okay. Avete presente quando avanza quella lacrima di pesto a casa e non sapete che farci? Tiè, il figurone ce fate. Ce fate il figurone. Oh. Bellissimo, Bruno. Okay. Se solo, secondo me, si potesse schizzettarci qualcosina. Sì, adesso lo lasciamo asciugare un attimo. Potremmo anche fare tipo così. Non lo lasciare andare perché cioè, tipo così. È un piatto andato, sai. Va, perfetto. Allora, facciamo un attimo però una prova, un secondo. Mamma, mi devo fermare perché è perfetto. Vieni a mettere qualcuno anche là. Bruno, no, sei ingordo, fidati. No, c'hai ragione, no. Ottimo. Mamma così. Mia, ottimo. Che bello. Ottimo. Mi sono macchiato ovunque, ma ne valeva la pena. Ottimo, ci piace così, ci piace. Allora, adesso andiamo di verdure. Così. Bene. Poi il resto lo usiamo dopo. Tagliamo le fette. Quante fette ne vuoi mettere? Una, due, che dici? Due. Cioè, in realtà se volessimo fare fighe è una, però non facciamo i fighi. Che bello! Una. E lo mettiamo qua. Così. Just a moment. Right. Stupendo. Così. Aspetta pure, che non è mica finita. No, aspetta, non è finita. Serve un po' di mostarda di Cremona. Che cos'è questa? Questa è una mostarda di mele campanine, che la mettiamo qua così, qui. Questo è succo di mostarda, quindi noi facciamo così. Lo glossi. Esattamente, vedi così. Oddio, guarda qua che cosa sta facendo, sembrano acquarelli. Bravo, lì, così, solo da una parte. Bene, allora che dire? Caro guru, il piatto è terminato. Ragazzi, questo qui è un piatto solo perché lo vedete orizzontale, perché se fosse stato in verticale era un quadro. Sono d'accordo. Con questa frase io direi che cioè veramente... No, grazie, sì, grazie per essere stato qua con me. È stato un onore per me. È un bellissimo piatto. Sì. Alla fine, rendiamoci conto di una cosa, che con poco, vedi, con pochi ingredienti, con poche cose, si possono fare dei piatti buonissimi, fantastici e anche a livello visivo direi spettacolare. Ci siamo, funziona così? Come funziona sì, così? Sì, dobbiamo guardare così, il piatto è questo, ok? Beh, che dire, abbiamo fatto una roba, un polpettone pazzesco, ma devo dire che è venuto così buono perché è venuto a trovarmi lui! No, non è vero, troppo buono, però direi che adesso possiamo pure mangiarselo, Così. Così. Super spot! Non ci credo. Bene, allora, questo è il mio ultimo libro. Io però esigo, esatto. Una bella dedica, una dedica per forza. Qui. Cucina con me, per me è stato letteralmente tutto vero. A un mio grande amico con affetto. Ma grazie. Grazie mille. E imparerei a cucinare alla grandissima. Guarda, bellissimo, stupendo. Posso fare allora un regalo stupido anch'io? Cioè, questo è bello, accetti un pensierino. Sì, me lo vuoi riregalare? No, un pensierino diciamo che in confronto è niente, ma almeno così ci siamo scambiati un qualcosa. Okay. Ci abbiamo cucinato prima, CB è cucina buttata, ma per me può essere chef Barbieri, quello che te pare. Lo pieghi, lo usi per alimentarci il caminetto, cioè quello che te pare ci puoi fare, tanto non è che mi aspetto che tu lo tenga. Però, capito, intanto te lo porti a casa e poi quando dirai che cazzo era sto coso, vabbè. Quando fai decluttering, utile per quando fai decluttering. Ok, dai. Grazie, super, grazie, mille. Grazie per essere stato qua con me. Grazie a te. Oggi, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao.